Ben ritrovati con una nuova puntata di Fare Impresa, riflettori sulle nostre industrie. Quest'oggi conosciamo meglio la Paolo Corazzi Fibre. Venite con me. Antonella Corazzi, presidente della Paolo Corazzi Fibre, qual è la storia della sua azienda? Certamente, infatti l'azienda porta il suo nome e cognome. E ai suoi tempi c'erano anche ben specificato che fosse Cremona Italy. E visto che era una cosa di cui andava orgoglioso il fatto di essere cremonese, quindi nel nostro marchio c'era proprio anche il nome della città. E se si considera che i mercati che ha raggiunto con la sua presenza sono stati moltissimi, noi adesso oggi siamo a quota 60, però più o meno diciamo ne avremo aggiunti una decina, ecco, quindi la caratteristica di mio padre era quella di essere un uomo in viaggio. E con la sua valigetta poteva essere in vacanza, poteva essere per lavoro, lui aveva sempre i suoi campioni. E si attrezzava per avere contatti, perché il mondo era completamente diverso rispetto a quello che è oggi, non c'era internet, quindi tutti i contatti venivano fatti, cercati in un'altra maniera che io non conosco o non mi ricordo, se non dei ricordi vaghi. E comunque moltissimo faceva la serietà poi del rapporto commerciale, che poi nel corso degli anni si è poi trasformato anche parecchie volte in rapporto di amicizia, cosa che io stessa posso testimoniare, perché magari abbiamo aziende che non sono più nostri clienti ma che sono rimasti amici, proprio perché siamo seconda generazione, siamo cresciuti insieme praticamente. In che anno è stata fondata la Paolo Corazzi Fibre? La storia dell'azienda è divisa in due tronconi. Per una ventina d'anni, dal 1951 a circa metà degli anni 70, si chiamava Paolo Corazzi Lana Acciaio, faceva tamponi saponati, la lana d'acciaio e macchine per fare la lana d'acciaio. Anche questa attività chiaramente era orientata all'esportazione per la maggior parte. Sono state vendute macchine per fare la lana d'acciaio, quindi aziende che magari utilizzano ancora oggi quelle macchine, perché è una nicchia di mercato la lana d'acciaio, il tampone saponato viene ancora utilizzato soprattutto nei paesi diciamo ancora un po' arretrati come qualità di vita, e quindi che usano le pentole che hanno necessità di essere pulite, non inox, ecco, perché sennò non va bene. Poi a metà degli anni 70 ha cambiato produzione, ha intuito che il mercato poteva cambiare, infatti è cambiato, perché adesso si usano pentole con padelle, con il teflon e chiaramente la lana d'acciaio gratta, quindi non a brade, quindi non si può utilizzare, e quindi è cominciata la produzione di fibra abrasiva e la società poi si è trasformata in quello che è oggi come produzione in Paolo Corazzi Fibre. E sempre quindi nel settore della pulizia, della pulizia delle stoviglie, delle pentole, padelle, così, però con una tecnologia completamente diversa. Tornando alla figura di suo padre, quando lei, Antonella, ha fatto ingresso in azienda e come suo padre l'ha coinvolta in questo progetto? Beh, devo dire che in azienda ho sempre bazzicato, perché anche da bambina diciamo attaccavo i francobolli, facevo quelle cose lì d'estate, in attesa di andare in vacanza.
E quindi certi odori, certi profumi, così per me, per altri puzza, per me è una cosa normalissima, no? Questo odore di resina, eccetera. Crescendo, cioè avendo finito le scuole superiori così, stavo decidendo che cosa fare, se andare all'università, fare veterinario piuttosto che legge, qualsiasi cosa ma non in azienda. E stavamo riflettendo, quindi non mi faceva particolari pressioni, però conoscendo, essendo come dicevo un venditore e conosceva molto bene la psicologia delle persone, così, e poi conosceva me che ero sua figlia ancora di più, io avevo un punto debole che era quello che volevo essere indipendente a tutti i costi prima possibile, quindi indipendenza era se potevo guadagnare qualcosa. Allora sì, potevo studiare, farmi mantenere per altri 4 anni, però scalpitavo un po'. E allora mi ha fatto una proposta, mi dice: io ti assumo, se tu vieni a lavorare regolarmente, puoi studiare quello che ti pare lavorando e studiando, così intanto guadagni qualcosa e così sei anche indipendente. Poi ho preso la palla al balzo pensando di fare la gran furbata della mia vita e quindi poi volare verso altri lidi, e invece chiaramente non essendo uno scherzo questo, cioè quindi non sono entrata scherzosamente perché così avevo uno stipendio, no, mi ha fatto lavorare. E con orari, con tutto regolare come tutti gli altri impiegati al livello più basso. Quindi nessun favoritismo per la figlia del in casa era vietato parlare di lavoro, questo già da subito e più avanti ancora di più, e quindi se c'erano delle problematiche in ufficio così si risolvevano in ufficio e a casa non se ne parlava proprio. E diciamo che con questo escamotage è successo che poi nella quotidianità, e vai un giorno, vai un mese, un anno, e beh, mi sono ritrovata invischiata nelle situazioni dell'azienda e non mi sono più liberata, appunto, sono rimasta qui. Se mi avesse, diciamo, obbligato dicendo no, vieni in azienda, magari mi sarei intestardita. Non l'ha fatto, e nel modo più naturale possibile io sono entrata in azienda e non sono più uscita. E forse la mia, io sono felice di quello che ho fatto, quindi di esserci stata, di aver avuto un padre così che ha fatto in modo di renderla manageriale subito, pur essendo lui, essendoci come figura di imprenditore che ha fondato l'azienda, di solito tendono a essere molto accentratori, invece le deleghe c'erano già ai tempi di mio papà, e quindi quando è venuto a mancare all'improvviso in un incidente stradale, e sì, c'è stato ovviamente per me uno shock profondissimo come figlia. Come azienda, diciamo, era strutturata in maniera tale che sì, chiaramente Paolo Corazzi era il faro per tutti noi, però l'azienda poteva andare avanti. La Paolo Corazzi Fibre guarda anche al sociale. È nata Paolo e Anita Corazzi per i bisognosi. Di che cosa si tratta? Dunque, è una fondazione che ha voluto mio padre, che non ha fatto in tempo, noi ce lo siamo ritrovati, diciamo, nelle sue volontà testamentarie, questo desiderio di lasciare una fondazione che portasse il suo nome e il nome di mia mamma. Quindi noi figli, io e mio fratello, abbiamo fatto sì che la fondazione fosse poi avviata, fondata, attivata. È su base regionale, quindi poi agisce nel territorio cremonese. E pur non essendo conosciuta assolutamente, perché noi facciamo pochissima pubblicità a queste nostre attività, diciamo, sono appunto ormai dal 2000, sono 15 anni, che è attivo un progetto articolato con appunto questa fascia di età. Sono ragazzi che magari hanno genitori in carcere, piuttosto che vengono segnalati dal Tribunale dei Minori di Brescia a chi è preposto. Non noi abbiamo una persona di riferimento che è vicino a tribunali, a situazioni, al comune che segnala situazioni disagiate, eccetera. La fondazione cosa fa? La fondazione non dà borse di studio, cioè non interviene spot,
segue il progetto del ragazzo, cioè il ragazzo che ha voglia di studiare, benissimo, ha in mano lui il suo destino, cioè nel senso, se tu vai bene a scuola, effettivamente studi e stai dando i tuoi frutti, eccetera, la fondazione ti segue nel percorso scolastico che vuoi fare. Non puoi pagare l'affitto di casa perché vivi, non puoi comprarti i libri perché invece vuoi studiare, non puoi, ecco, economicamente, quegli ostacoli che ti impediscono di poter essere concentrato in quello che tu vuoi fare, la fondazione ti dà una mano, che è una parte, diciamo, economica soprattutto. Di solito gli manca la carenza di avere un alloggio piuttosto che dei libri, vestiti, da mangiare, ecco. Il progetto ovviamente è nostro, perché non so cosa avrebbe pensato lui, come avrebbe potuto farlo. Noi non volevamo una cosa spot, quindi questa è una cosa che negli anni prosegue, proprio appunto perché i ragazzi magari iniziano a 14 anni e finiscono a 24 quando hanno preso la laurea. Ecco, Antonella, grazie mille per averci raccontato la storia della sua azienda, ma non solo, anche per averci raccontato chi era suo padre, Paolo Corazzi. grazie mille. Fare impresa si ferma per qualche secondo di pubblicità. Restate con noi. Ben ritrovati con Fare Impresa. Siamo alla Paolo Corazzi Fibre. Continuiamo il viaggio all'interno di questa azienda. Giampiero Vigo, amministratore delegato dalla Paolo Corazzi Fibre. Qual è l'eccellenza di questa azienda? L'eccellenza dell'azienda è la vocazione internazionale. Lo spirito è la volontà di essere presente su tutti i mercati globali e una diffusione del prodotto ovunque nel mondo, anche con una presenza joint venture in Messico per servire i mercati del centro e del Nord America. Nel corso degli ultimi anni abbiamo acquisito una posizione in oltre 75 paesi al mondo, tra Europa, Americhe, Africa, Medio Oriente e negli ultimi anni anche in Estremo Oriente, quindi in mercati che apparentemente difficili come Cina, India, Corea, sono mercati che oggi trovano interesse nei nostri prodotti. Quindi siete presenti in tutti i mercati? Siamo presenti in tutti i mercati. L'obiettivo è quello di allargare la presenza anche con la distribuzione di nostri prodotti diretta attraverso magazzini localizzati in paesi remoti. Ecco, a proposito di prodotti, a quale target vi rivolgete? Il nostro target sono aziende di conversione che trasformano il prodotto abrasivo in prodotti per il consumo, per la pulizia. Abbiamo anche una nostra linea di prodotti finiti che distribuiamo in alcune zone dell'Italia, del Nord Africa, del Medio Oriente e anche dell'Estremo Oriente, ma prevalentemente sempre più il mercato ci sta chiedendo del prodotto semilavorato e quindi dei rotoli di fibra abrasiva che operatori locali che conoscono gli specifici mercati nelle varie parti del mondo sanno trasformare in prodotti al consumo per l'utilizzo quotidiano nelle cucine o nella pulizia professionale.
Piero, alle nostre spalle tutto il sistema di produzione di poi questo prodotto, giusto? Come funziona? Sì, questo prodotto è composto da due parti. Una parte è quello che produciamo internamente, che è la fibra abrasiva, che ha una produzione di tipo tessile, realizzando un non tessuto che poi successivamente in questi impianti diventerà un prodotto abrasivo. Poi c'è un prodotto spugna che acquistiamo e che viene incollato e poi tagliato per realizzare il prodotto finale che sarà utilizzato dai consumatori. Quindi la Corazzi Fibre si occupa di fare dei non tessuti, giusto? Esattamente. E poi di questa particolare fibra abrasiva di diversi tipi però. Abbiamo una vastissima gamma perché i clienti chiedono qualità differenti in funzione del tipo di mercato che deve essere servito. Quindi fibre di qualità alta per lavorazioni pesanti o anche di tipo professionale ed industriale, fibre molto più leggere per prodotti prezzo o fibre colorate per seguire linee e indicazioni marketing che i nostri clienti vogliono sviluppare e portare sul mercato. Il formato che noi possiamo trovare è sia questo che quello che troviamo su poi gli scaffali del supermercato, ma voi poi vi occupate principalmente di questa parte superiore che vedete sia in rotoli che anche in fogli da utilizzare. Esattamente, in modo che poi i nostri clienti convertano loro questo materiale abrasivo in prodotti finiti adatti al tipo di mercato che ognuno di loro segue. Tipo di mercato che può essere tipo merceologico, quindi un mercato professionale piuttosto che un mercato consumer, ma anche per le caratteristiche specifiche dell'area geografica che il cliente serve. Un esempio per tutti, la Francia ad esempio è un paese che ha un utilizzo molto alto di prodotti a base cellulosa come spugna e non poliuretano, il resto d'Europa usa invece prodotti a spugna poliuretanica, quelle normali. Quindi ogni paese poi ha delle caratteristiche specifiche, ognuno dei nostri partner si occupa della conversione dei prodotti sulla base delle specifiche esigenze e necessità dei singoli paesi. Avete diverse linee di produzione in base al tipo di prodotto che create per una superficie molto ampia in cui vi estendete. Abbiamo 18.000 metri quadri coperti su 26.000 disponibili e abbiamo sostanzialmente due linee di produzione fibra che sono capaci di produrre tutta la gamma e la qualità di prodotti che offriamo al mercato e due linee di produzione di non tessuto. Allora, svegliamo una cosa che alle casalinghe, ma non solo a loro, credo interessi molto. Questi due strati di spugna, come sono attaccati tra loro? Cioè, quindi la parte abrasiva alla spugna? Sono incollati. Ah, ok, quindi sono, puramente colla, non c'è nessun trucco particolare? Non c'è nessun trucco particolare, una colla a caldo che unisce le due parti e che si consolida in tempo abbastanza breve, il tempo che si raffreddi la colla, è una normalissima colla di tipo vinilico, come anche in questo caso come le Vinavil che troviamo al supermercato, una colla di questo tipo. E invece la parte abrasiva superiore da cosa è composta? È composta da filamenti di poliestere o di nylon. Il poliestere che utilizziamo noi deriva 100% da riciclo di bottiglie, quindi non usiamo poliestere vergine che deriva direttamente dal petrolio. Viene consolidato in un non tessuto tramite un processo, delle macchine che realizzano un non tessuto con delle resine, sempre a base d'acqua. Su questo non tessuto vengono poi cosparsi l'abrasivo, il colore e altra resina per fissare l'abrasivo al non tessuto e con un processo a caldo queste resine si consolidano e realizzano e consolidano il prodotto che vediamo. Anche il colore dell'abrasivo è totalmente naturale? Base acqua. Tutti i prodotti a base acqua, le resine sono tutte idrosolubili, non usiamo solventi di nessun tipo. Abbiamo un ciclo d'acqua chiuso in modo che la nostra azienda non disperde acqua o non deposita acqua da nessuna parte, tutte le acque le riutilizziamo nel processo perché sono estremamente utili per le lavorazioni successive. Sono stata attratta dal luccichio di questo tessuto, anzi non tessuto in realtà, però non è una velleità di marketing questo particolare colore, no, è un materiale particolare. È un materiale particolare, il
primo materiale che contiene delle polveri di rame con uno specifico effetto antibatterico. Il rame è stato certificato anche dalle autorità americane con un elevato potere antibatterico e antimuffa e viene riconosciuto come un antibatterico naturale che si usa, che si può usare anche in ambiti molto particolari come ambiti ospedalieri. Noi abbiamo provato con successo ad applicare queste caratteristiche, questi principi ad una fibra abrasiva e devo dire che i test di laboratorio condotti hanno dimostrato che in effetti questa fibra ha una capacità di respingere, di tenere lontano da sé batteri e muffe molto molto elevata, senza chimica. Ecco, quindi non serve inserirla all'interno della fibra abrasiva perché è già la fibra abrasiva stessa, fibra con, abrasiva, il rame ma questo, che ha questo potere. Complimenti, davvero grazie. Un'ottima intuizione. Quindi l'avvento della lavastoviglie, quindi il sempre più proliferare di questa tecnologia, non vi ha preoccupato, non vi ha minimamente messo in crisi? No, no, perché è cambiato, almeno nei paesi occidentali, l'attitudine all'utilizzo di queste fibre, orientandosi sempre più su fibre non abrasive, adatte proprio alla pulizia di superfici delicate, come possono essere teflon, vetroceramiche, acciai, rispetto a delle fibre molto abrasive che in passato si usavano comunemente sulle stoviglie e sulle padelle. Quindi è cambiata e si è evoluta anche la produzione? Assolutamente, è incrementando molto questa tipologia di fibre chiamate non abrasive o non scratch rispetto alle fibre abrasive che ancora sono una parte rilevante ma che si usano sempre meno in paesi diciamo ad alto reddito come possono essere quelli europei o nordamericani. Da Paolo Corazzi Fibre cosa si augura se guarda al futuro? Di poter continuare a essere presente sempre di più anche sui mercati. Adesso la grande ambizione che abbiamo è di riuscire davvero ad entrare in modo importante anche in Estremo Oriente. Abbiamo questa opportunità, vogliamo giocarla nei prossimi anni e come siamo riusciti ad essere un player importante in Nord America, Centro e Nord America, vogliamo diventarlo anche in Asia. Grazie quindi alla Paolo Corazzi Fibre che ci ha aperto le porte della sua azienda. Grazie a voi di essere venuti. Fare impresa, riflettori sulle nostre industrie, termina qui. L'appuntamento è alla prossima puntata. We'll be right back.